Cari amici vicini lontani, bentornati alla nuova puntata di Focus. In questa puntata parliamo con il sindaco Federico Sboarina di quello che sta succedendo al comune di Verona e soprattutto sulla sua decisione di aderire ufficialmente al partito di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Sindaco Sboarina, come mai questo passaggio dalla lista civica alla delegazione Tucura per Fratelli d'Italia? Intanto buongiorno, devo spiegare alcune cose. Io rimango nel gruppo consigliare della lista civica dove è stato eletto, che sono quello di Battiti. La scelta di aderire a Fratelli d'Italia è una scelta che ha una motivazione molto personale, una motivazione anche di appartenenza da sempre a quell'area politica. La motivazione personale è che l'anno scorso, purtroppo esattamente un anno fa, è venuto a mancare Stefano Bartacco, uno dei miei migliori amici, più stretto collaboratore, assessore e senatore di Fratelli d'Italia, e in quel giorno ho deciso che avrei preso il testimone che lui, lasciandoci, aveva abbandonato, perché nel nostro progetto lui era quello che doveva mantenere vivi i nostri valori, i nostri principi, diciamo, nella politica nazionale. E così da lì ho cominciato a maturare un percorso per continuare quello che lui ovviamente non poteva più continuare avendoci lasciato. E io tra l'altro vengo da quell'area, nel senso che sono stato consigliere comunale per 5 anni, assessore per altri 5 anni, sempre di Alleanza Nazionale. Quella è la mia comunità, è l'ambito in cui sono cresciuto, sono gli ideali, i valori in cui mi sono sempre riconosciuto, pur mantenendo appunto l'appartenenza al gruppo consigliare dei Battiti, che è il contenitore civico con il quale sono stato eletto. Tra l'altro la mia è una coalizione che è supportata da una forte componente civica, quella che ha preso più voti nel 2017, poi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Sindaco Sboarina, il prossimo anno a Verona si vota. Come chi si presenta e se lei sarà il candidato del centrodestra unitario che fa da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia? Ma io devo dire che insomma sarò uscente, perché ho fatto i primi 5 anni, ho mantenuto sempre un ottimo rapporto con tutti i vertici dei partiti nazionali. Anche in questi giorni ho ringraziato Matteo Salvini, perché comunque è sempre stato vicino a questa amministrazione, ha speso parole molto importanti e molto belle nei miei confronti non più tardi di qualche giorno fa, di circa 10 giorni fa, e quindi la volontà a Verona, come deve essere a livello nazionale, è quello di mantenere sempre tutto il centrodestra unito, perché è abbastanza banale, ma nei numeri questo è: se si sta uniti si vince a livello locale, a livello nazionale; se ci si divide invece può succedere di tutto. Quindi la volontà è di perseguire un percorso che nasce da un progetto, che è un progetto politico che abbiamo condiviso nel 2017 tutti insieme e che dobbiamo portare avanti per i prossimi 5 anni, quindi con una buona amministrazione, facendo il bene della nostra comunità. La sua amministrazione si è contraddistinta per ridare vitalità a Verona, al centro, alle periferie, a combattere la criminalità e il degrado che era abbastanza diffuso. Che bilancio può fare al termine della legislatura? Insomma, manca ancora un anno, e ricordo a me stesso e a tutti che di questi 4 anni, un anno e mezzo, ce lo siamo bruciati, tra virgolette, con il Covid, e siamo stati impegnati anche e soprattutto a gestire una pandemia. E devo dire che Verona ha affrontato veramente in modo incredibile la pandemia, sia dal punto di vista sanitario, sia la stiamo affrontando dal punto di vista della ripresa economica. Ricordo che in questi giorni i più grandi eventi, dei più grandi brand, dei più grandi prodotti, non solo veronesi ma nazionali, ripartono tutti da qua. Il grande sport, il Giro d'Italia, le finali di Champions League di pallavolo, la mezza maratona. Venerdì apre la prima fiera sul territorio nazionale, che è Motorbike. Il 19, il giorno dopo, sabato, avremo la prima in arena. Tra l'altro l'arena è l'unico teatro, l'unico contenitore che può ospitare almeno 6.000 persone per una deroga fatta ad hoc solo per noi, la prima della Ida con il maestro Muti, e tante altre iniziative, Opera Wine, le Mille Miglia, che faranno tappa e si fermeranno quello stesso giorno nella nostra città. Insomma, una voglia di rimettere Verona su un piedistallo, su un palcoscenico che è quello che merita, che è un palcoscenico internazionale. Ricordo che Verona è diventata negli ultimi mesi la più grande città del Veneto. È in una posizione geografica strategica verso il nord Europa e ha delle eccellenze dal punto di vista economico, culturale, di bellezza del territorio della città, che attira milioni e milioni di turisti, e su questo stiamo lavorando. E l'abbiamo fatto anche in un contesto difficile come quello della pandemia, perché guardate, chiudo su questa domanda nel dire che tutto quello che abbiamo costruito e che possiamo, come si dice, mettere in scena in questi giorni, attirando decine, centinaia di migliaia di persone nella nostra città, è stato costruito quando eravamo chiusi dentro e quando non si sapeva se si sarebbe potuto fare. Ma io ho dato l'ordine: facciamo, costruiamo, innoviamo, creiamo qualcosa di nuovo, facciamoci trovare pronti, dobbiamo essere i primi se per caso si potrà fare, e questo sta succedendo, e di questo sono molto soddisfatto.
una città che guarda, come ha detto lei, al mondo e che ha un aeroporto che sta per essere rilanciato con un ampliamento. Però da più parti si dice che l'aeroporto di Verona e in misura minore anche quello di Brescia Montichiari, di cui fa parte il gruppo, diciamo, Aeroporto Catullo, è stato un po', diciamo così, trascurato dalla nuova proprietà Save. Lei che giudizio ha in questo termine? Guardi, io in questi mesi, in queste settimane, ho detto che noi abbiamo tra gli altri tre asset che sono fondamentali, sono tre gioielli, che sono la fiera, che sono l'aeroporto, che sono l'arena. Su questi asset, per la prima volta nella storia, devo dire, il Comune di Verona e anche gli altri soci pubblici e privati, ma io parlo per il Comune di Verona, abbiamo investito milioni e milioni di euro per gli aumenti di capitale, per mettere in sicurezza questi gioielli e per rilanciarli. E tra poche settimane partiranno i lavori del cosiddetto progetto Romè, cioè si vedrà quello che tanto tutti aspettavamo, cioè gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ingrandimento del nostro aeroporto. Quindi un aeroporto che viene da anni difficili, ricordo che c'è tutto un percorso per cui si è arrivati a questo, che ha subito ovviamente, come tutti gli aeroporti italiani, la scure drammatica della pandemia. Ma nonostante la pandemia, anche qua abbiamo deliberato un aumento di capitale importante e nel giro di poche settimane partiranno i lavori. Ecco, questo è il viatico migliore per fare in modo che anche l'aeroporto, che è fondamentale per il nostro territorio, tra l'altro non solo, perché i soci pubblici sono il Comune di Verona, la Camera di Commercio di Verona, la Provincia di Verona e la Provincia di Trento. Questo è l'aeroporto che serve non solo per i milioni di turisti nel nostro territorio, ma per i milioni di turisti che vanno sulle Dolomiti. Quindi è strategico e fondamentale. Vi dico solo una cosa per farvi capire quanto è importante e perché investiremo sempre di più. Olimpiadi 2026, se voi ci pensate, Verona, che è città olimpica, perché siamo riusciti anche, grazie al nostro governatore Zaia, a portare la finale, la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi in arena, ma se ci pensate è baricentrica, perché è esattamente in mezzo tra i campi di gara Milano, Val di Fassa, Val di Fiemme e Cortina, e quindi è chiaro che abbiamo una posizione vantaggiosa e strategica e l'aeroporto, infatti, dovrà essere concluso e ristrutturato esattamente per quella data. Lei è stato anche l'artefice, assieme al suo collega sindaco di Vicenza, Rucco, del rilancio delle municipalizzate con una fusione tra AGSM Verona e AIM Vicenza, creando uno dei principali gruppi di multi-utility italiane. Da questa fusione, che sta incominciando a muovere i primi passi, cosa si aspetta? Ma mi aspetto fondamentalmente una serie di cose. Il mercato stava e è diventato fortemente aggressivo. Se fossimo rimasti soli, sarebbe stato preoccupante nei prossimi anni. Invece siamo riusciti a fare quello che, lo dico molto sinceramente e orgogliosamente, chi ci ha preceduto, sia Vicenza che Verona, per 20 anni non era riuscito a fare, perché tutti ci avevano provato, ma nessuno c'era riuscito. Questo cosa permette? Permette di essere molto più competitivi sul mercato, di essere molto più forti, non solo in fase difensiva, ma anche in fase, tra virgolette, aggressiva, cioè di ampliare ulteriormente il business delle nostre partecipate, di mantenere il radicamento sul territorio, quindi una ricaduta, un impatto economico sul territorio di Verona e sul territorio di Vicenza, che manteniamo e che anzi aumentiamo, mettendo insieme le forze delle due realtà che si sono unite, miglioramento dei servizi, perché poi i nostri clienti, in realtà i nostri soci sono i cittadini vicentini e i cittadini veronesi, quindi a loro dobbiamo migliorare ulteriormente i servizi, abbassare le tariffe, garantire i posti di lavoro. Ecco, tutto questo, se non ci fosse stata la fusione, sarebbe stato in estremo pericolo. Invece anche lì, come dicevo prima, per la fiera, per l'aeroporto, per l'arena, siamo riusciti a mettere in sicurezza e anche lì, me lo permetta, in un momento in cui abbiamo fatto la fusione, eravamo nel pieno del lockdown. E siamo riusciti a fare nel pieno del lockdown quello che in periodi assolutamente più normali non si era riusciti a fare prima. Quindi anche questo è un motivo di soddisfazione e di orgoglio, ma non tanto per me, ma per la nostra comunità, perché questo è veramente il bene della nostra comunità. Per quanto riguarda il gruppo della multi-utility, ci sono in vista anche nuove aggregazioni perché si parla anche tanto di un asse dell'Adige con Bolzano e Trento. Allora, è chiaro che io ho sempre definito la fusione tra Verona e Vicenza un punto di partenza e non un punto di arrivo. È chiaro che quando tu metti insieme due realtà che già erano sufficientemente forti tra di loro, ma in difficoltà nel competere con quelle più forti, le metti insieme, è di tutta evidenza, su questo stiamo già ragionando e insomma lavorando, che ti puoi confrontare con altre realtà da una posizione completamente diversa. Quindi assolutamente sì. Oggi devo dire, perché bisogna dire le cose come stanno, oggi
dopo aver fatto la fusione formale, diciamo entro la fine dell'anno scorso, stiamo lavorando perché quella fusione diventi sostanziale anche, no? Perché mettere insieme due aziende così non è che lo fai dalla sera alla mattina, quindi ci vuole un periodo, non dico di rodaggio, ma di fare una fusione fatta bene. In contemporanea e poi da qui in avanti è chiaro che stiamo già ragionando con altre realtà perché, ripeto, la fusione Verona Vicenza è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Bene, ringraziamo il sindaco Sbuarina di essere stati qua con Focus, grazie sindaco, e nel dargli il saluto e un arrivederci alle prossime edizioni quando ci sarà qualcosa di interessante da offrire ai nostri lettori, da parte di Stefano Elena, un arrivederci alla prossima puntata. Ciao.